Grazie, grazie a voi che siete qui e al signor Sindaco che ci ospita in questo, vedendo questo posto sono rimasta, non lo conoscevo, sono rimasta incantata perché è davvero un piccolo scrigno, è stupendo, quindi il posto è bellissimo, grazie. Concordo e quindi grazie per averci ospitato. Per parlare della nostra risposta, la nostra idea, la nostra piccola risposta a due emergenze globali, perché il concetto dei Green Jobs nasce proprio circa tre anni fa, da un lavoro di studio e anche di proposta, di strategia di due agenzie delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, che arrivano a dire le due emergenze principali della nostra epoca sono, e questo lo dicevano prima ancora della crisi finanziaria, sono da una parte l'emergenza ambientale, in particolare la questione del clima, e il lavoro, la necessità di garantire ai cittadini che sono in condizione di farlo un'attività lavorativa che consenta loro di essere socialmente inclusi, di essere consapevoli della propria dignità di cittadini e così via. Nasce questo rapporto, appunto, che si intitola Green Jobs, il lavoro per un mondo sostenibile a basso impatto ambientale. E noi nel nostro piccolo, perché siamo due fondazioni di natura culturale, quindi che hanno un compito di educazione, di divulgazione, di sostegno alla conoscenza, decidiamo di riprendere questo tema e di metterlo al centro di un programma di lavoro sempre nel campo educativo. La Fondazione Carico decide di sostenere questo progetto e siamo qua in una fase conclusiva a raccontare quello che abbiamo fatto durante questi 15 mesi e in qualche modo a restituire a un territorio dove siamo stati presenti un po' per relazioni anche precedenti, non è che siamo arrivati qui dalla città a parlare di Green Jobs, ma abbiamo scelto questo territorio diciamo che ha una connotazione più rurale proprio perché anche in virtù delle relazioni che avevamo alcuni soci di Banca Etica, la mia fondazione e la Fondazione Culturale di Banca Etica vivono qua, quindi ci sembrava giusto intrecciare relazioni personali con questo progetto e qua siamo, abbiamo fatto un lavoro nelle scuole che peraltro ci è stato illustrato 15 giorni fa a Milano, a Fa la Cosa Giusta, l'evento fiera che ormai è sempre più frequentato dai ragazzi, che ha fatto questo percorso didattico, e quando ho visto questa illustrazione ho detto valeva la pena di fare questo progetto. Questo è stato il mio pensiero, perché la percezione che ho avuto è proprio di una crescita della consapevolezza di giovani del fatto che possono dare in prima persona il loro contributo a migliorare la società, migliorare l'ambiente, perché questa è l'idea dei Green Jobs. Parlo dei giovani perché appunto una delle emergenze è quella dell'occupazione o della disoccupazione. Sappiamo che questo problema si è aggravato molto dopo la crisi, proprio il Fondo Monetario un paio di mesi fa ha pubblicato un rapporto in cui dice ci sono 30 milioni di disoccupati in più dalla crisi ad oggi, e questo di disoccupati adulti, però pensando ai giovani, pensando al nostro paese, alla nostra regione, proprio sui quotidiani di oggi ci sono i dati di una ricerca del CGM che dice che il livello di disoccupazione dei giovani dai 16 ai 29 anni in Lombardia è del 24,9% e sale per le ragazze. Quindi abbiamo un problema, abbiamo la necessità di tutelare la parte migliore dei nostri territori, che senza dubbio Fortunacolo e Oltrepò fanno parte di questa parte migliore. Come diceva il sindaco prima, è stata
la fatica, no? Lei ha usato questa espressione, la fatica degli uomini e delle donne anche, che hanno garantito la cura di questo territorio. Quindi già anche nel passato l'idea del lavoro associato alla tutela dell'ambiente e del territorio era presente. Si tratta di rilanciare proprio questa idea. Quindi un tema di grande attualità, perché purtroppo sono di attualità i problemi, ma di grande attualità anche perché ci indica un po' la via d'uscita dalla crisi, la via d'uscita da queste emergenze che citavo. E quindi noi crediamo che possa essere rappresentare un'opportunità. Poi su cosa sono i green jobs, la letteratura non ci aiuta molto, ci sono poche pubblicazioni anche in Italia, però è questa idea che per fare in modo che il lavoro, l'occupazione favorisca la tutela dell'ambiente, la promozione delle risorse naturali, occorre riqualificare i lavoratori, fare percorsi educativi, formativi dentro e fuori la scuola che abbiano questa finalità. È stata la strategia, diciamo la decisione del Consiglio europeo dal titolo Strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, afferma appunto che i lavori verdi, l'occupazione verde, sono un elemento strategico per raggiungere un'economia sostenibile e insiste sull'aspetto della qualificazione dei lavoratori. Quindi noi vorremmo con il nostro piccolo progetto non solo lanciare, diciamo, sollecitare l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese, del mondo del lavoro, del sindacato verso questo tema, ma anche far sottolineare il bisogno formativo. Abbiamo cercato di dare una piccola risposta a questo bisogno formativo nelle scuole, con i percorsi didattici rivolti agli insegnanti, alle scuole, ma ci sarebbe bisogno di fare molto di più. Per cui è anche un po' una richiesta di proseguire nel tempo, di andare avanti, quindi è una richiesta all'istituzione, alla pubblica amministrazione, ma anche a qualche imprenditore che magari potrebbe farsi carico anche delle necessità economiche di un proseguimento del progetto. Da parte nostra c'è una disponibilità di massima, abbiamo maturato un po' di conoscenze, abbiamo promosso anche dei momenti con una buona risonanza, penso al convegno che fu organizzato a Milano a novembre con la Vandana Shiva, vi devo qui le immagini. Quindi da parte nostra la disponibilità a continuare a sostenere il tema da una parte e anche i processi che dal tema e dalle intelligenze che si possono mobilitare attorno a questo tema in questo territorio come in altri, dalle iniziative che possono nascere. Quindi il mio, ripeto, è un saluto, ci auguriamo di aver contribuito a una conoscenza innanzitutto, ma anche a un approccio a favore, un atteggiamento a favore di questo modello del green job, che secondo noi, e dopo un anno e mezzo siamo sempre più convinti di questo, è il modello economico del futuro. Niente, mi fermo qui, vi ringrazio. Grazie, Sabrina.